Così noi il regista Sandro Dionisio. Vogliamo raccogliere le questioni del pubblico, se c'è qualche domanda o qualche riflessione, se non abbiamo piacere. Forse il numero dei migranti che riesce a raggiungere spaventa di meno rispetto a quello che purtroppo non ce la fa. Vorrei da lei il suo punto di vista oggi su un tema così delicato, comunque vedendo il film se c'è qualche cosa che aggiungerebbe. No, io credo che il film abbia racconti bene qualcosa di apocalittico che stiamo vivendo e che ci attraversa e ci attraverserà ancora per molti anni. Io credo che noi siamo completamente disarmati rispetto a questa emergenza, noi Europa, noi cultura occidentale, perché non abbiamo ancora capito che queste creature sono una ricchezza, non abbiamo capito nella profonda dell'anima. Cioè io quando ho incontrato i miei migranti avrei visto che belli che sono, cioè la bellezza fisica, che anime belle che hanno. Ho capito che la ricchezza di questo paese è in loro, cioè se c'è un futuro per i nostri genitori, per i nostri figli, per un paese che non ha più bambini, è in questa sobrietà di speranze, di sogni che loro ci portano e ci regalano. Poi dopo tornare alla realtà degli anni 50, io ho fatto il primo film, si chiama La volta a tre zampe, ma è uscito finora, ma che non ho smesso di difendere, che parlava della Napoli degli anni 50, e mi rendo conto che in realtà io lavoro sempre su questo tema. Sul tema della sobrietà e del futuro, del sogno. Ecco, credo che queste creature, per quanto vittime di disastri, mai di lutti pazzeschi che non possiamo neanche immaginare, portino a noi come eredità appunto un futuro che noi occidentali, come dice il mio Pasolini nero, abbiamo smesso di esercitare. E per il resto purtroppo sì. A 3 anni di distanza dal film mi rendo conto che il film era veramente visionario con tutte le opere, forse in qualche modo necessario, che l'ho fatto quasi in automatico, ho girato 2 volte, perseguendo con ostinazione senza un euro, perché neanche come dirlo, si vede anche che la fattura è estremamente sopra, perché io venivo appunto da un film importante produttivamente che era stato massacrato dai produttori, quindi avevo avuto un po' il deserto attorno, come i miei migranti, quindi insomma. Ho cercato di fare un film meticcio come la storia raccontava, quindi ho usato grani diversi, linguaggi diversi. Spero che non mi abbia proprio dispiaciuto del tutto. Aggiungere cose si può aggiungere, un po' di speranza. Io voglio aggiungere un po' di speranza, perché in realtà stasera non l'ho fatto, perché penso che noi siamo veramente inadeguati ad accogliere. Però ecco, quando vedo l'Ungheria che ha altri muri, che ne vogliono fare l'attività politica, andate via, c'è altro. Cioè, credo che ci sia proprio una riflessione europea da fare su questo, che poi è una cosa che ci ha sempre attraversato, cioè la migranza è sempre, fa parte della cultura mediterranea, non possiamo fingere che non abbiamo vissuto anche noi questa migranza, noi siamo i figli. Per il resto, grazie, no? Se potete riflettere con me. Sì.